Ciao a tutti, sono qui con i miei bambini e questo vuol dire solo una cosa, che è arrivato il momento di sognare e tornare bambini con il nostro Franco Fasano e la rubrica C'era una volta. Qui ci sono bambini che sono sì un po' piccolini e un po' più grandicelli. Per esempio lui si chiama Biagio, è vero? Sì. Vieni qua Biagio, vieni a sederti qua vicino a me un attimo, passami il microfono. Tu Biagio quanti anni hai? 9. 9 anni fa. E tu sai che cos'è lo zecchino d'oro? Sì. Perché? Perché io lo vedo tante volte in televisione. Ah, bene, bene, bene. E che cosa... Tu vedi lo zecchino d'oro adesso, che ha colori, dove tra l'altro c'è una nuova direttrice che si chiama Sabrina Simoni. Sì. Ed è dal 1996 che dirige il piccolo coro dell'Antoniano di Bologna. Però il piccolo coro dell'Antoniano di Bologna dal 1996 si chiama anche con un altro nome in più. Si chiama con il nome di Mariele Ventre. Tu conosci Mariele Ventre? Sì. Perché conosci? Come fai a conoscere Mariele Ventre? Scusa. Perché, allora, io faccio parte del coro Mariele Ventre di Ragusa. Ah, ma questo è bellissimo. Pensate quanto... Uno dice c'era una volta, ma c'è ancora, perché il lavoro quando è fatto con una certa cognizione, con una didattica, soprattutto quando riesce a entrare nel cuore della gente, va anche oltre il limite della propria vita. E quindi che cosa sai tu di Mariele Ventre? So che è stata una bravissima signora e spero che stia bene. Io penso che stia molto bene adesso. Bentornati alla mia super rubrica A Song for Children. Siamo pronti ad ascoltare un altro piccolo interprete. Vi ricordo che sono tutti giovanissimi e canteranno delle canzoni scritte per loro da grandissimi autori. E quindi non perdiamo tempo, il nostro piccolo oggi è Biagio Meli. Ciao Biagio, aspetta il microfono. Biagio, quanti anni hai? 9. E da dove vieni? Da Ragusa. Ah, che bella Ragusa, io sono innamorata di quella città, mi piace molto. Che cosa ci canti oggi? L'Appia Aviatore. L'Appia Aviatore. E ti piace questa canzone? Sì. Ti è piaciuta farla? Sì. Ok, allora non mi resta che far ascoltare il nostro piccolo Biagio Meli con L'Appia Aviatore. Raggiungimi, Biagio, vieni, raggiungimi nel nostro spazio coccoloso. Com'è andata secondo te? Bene. Ma tu hai paura delle api? No, per sapere, Beh, allora, a me piacciono tanto gli animali, però so che le api pungono. E vabbè. Quindi che ci possiamo fare? Però l'ape aviatore, devo dire, che è stata perfetta. Grazie Biagio, grazie mille. Ciao! Un applauso ancora a Biagio e alla sua ape aviatore. E quindi non mi resta che... Ti ha riportato il microfono, giustamente. Bravo Biagio, come sei ordinato. Vedi, i miei bambini sono precisi. Quindi non mi resta che dare la linea a Marco e Irene. Ciao! Abbiamo
ancora ci sono delle lacune, delle cose che vanno sistemate, per cui vi chiedo in questi giorni in Accademia di seguire i miei consigli, di prendere seriamente tutto ciò che verrà detto in questi giorni, ok, per dare il massimo da ognuno. Mi aspetto il massimo di ognuno di voi e ci vedremo appunto in questi giorni. Io adesso vi saluto, è stato un piacere stare con voi. Grazie a voi ragazzi, ciao, in bocca al lupo! Benvenuti! È la grande finale, ci siamo, siamo giunti. Siamo arrivati esatto, alla finale. Esatto, in questa grande serata, questo grande evento che attendevamo da molto, tra l'altro, in questo lungo percorso, soprattutto dove questi giovani talenti che abbiamo avuto modo di conoscere, e insomma si sono fatti conoscere con il loro talento e con le loro esibizioni in questo percorso, e oggi la gran finale. Ovviamente il vestito sarà collegato al significato della canzone, giusto? Spiega un pochino al microfono qual è, di che parla questa canzone. Parla di un'ape che non va di fiore in fiore, però fa tante avventure. E si chiama? L'ape aviatore. Bene, vabbè. Descrizione vabbè. Precisa e corretta. Biagio Meli, bocca al lupo. Ascoltiamola. Bravo Biagio. Bravissimo Biagio, bellissima canzone come tutte le altre delle nostre categorie inediti. Noi ti salutiamo, ti ringraziamo e con Biagio si chiudeva anche questa parte per la categoria canzoni inedite. Grazie Biagio. Grazie.